di oggi è quello di fare un piccolo riepilogo delle ultime cose che avete visto nelle lezioni relative alla costruzione dei grafici e poi lasciare un po' di spazio per vostre domande relativamente alla soluzione del laboratorio della scorsa settimana. Vi apro le ultime slide. Allora, sostanzialmente vorrei innanzitutto richiamare brevemente alcuni aspetti interessanti, soprattutto che riguardano la discretizzazione o quantizzazione, che è una tecnica utilizzata tantissimo e che sostanzialmente consiste nell'andare a trasformare una variabile che è per sua natura quantitativa, numerica, in una variabile che è sostanzialmente ordinale e che quindi può essere codificata con un attributo che permetta questo tipo di codifica, ad esempio la dimensione oppure il colore. L'esempio tipico, che sicuramente voi avete visto in diverse occasioni, è quello delle heatmap. Che cos'è un heatmap? Allora, un heatmap sostanzialmente è una mappa in cui una variabile è codificata in termini di colore. Si chiama heat map sostanzialmente perché richiama le mappe di colore dove diversi colori rappresentano intensità di calore più elevate o meno elevate. Convenzionalmente, associando il blu al freddo e il rosso al caldo, si ha una transizione di colori dove il rosso identifica il valore più alto e il blu quello più basso. Il problema è che questo tipo di mappe ha, almeno fatte in questo modo, presenta diversi problemi. Lo possiamo vedere sostanzialmente nella parte in basso del diagramma. Quindi sostanzialmente, scusatemi che non trovo, in questa parte qui in basso si nota come una serie di valori che vanno da 2000 a 4000 sono codificati da un colore che è sostanzialmente identico, indistinguibile. Mentre invece i colori che vanno da 0 a 1000 variano tantissimo. Partiamo dal blu, passiamo al verde, il giallo e l'arancione. Inoltre, se vediamo, mentre dal giallo all'arancione la gradazione di colori è abbastanza continua, c'è invece una forte, netta distinzione tra il verde e il giallo. Per cui noi percepiamo come molto più separato il verde dal giallo rispetto al giallo e all'arancione, quando sostanzialmente le distanze sono magari diverse. Quindi l'idea è che questo tipo di codifica dei colori è estremamente pericolosa perché ci dà una percezione che è alterata. Inoltre, sì, siamo abituati per convenzione ad avere una codifica che è basata, che va dal rosso al blu o dal blu al rosso, a seconda di come la vogliamo vedere, ma tutte le volte quando ci troviamo in colori intermedi facciamo difficoltà a capire cosa viene prima e cosa viene dopo, senza contare il fatto che chi ha problemi di visione del colore e quindi non percepisce la differenza tra, ad esempio, il rosso e il verde, può percepire in maniera fortemente alterata questo tipo di rappresentazione. Per questo motivo, solitamente è meglio utilizzare delle codifiche come questa, che sostanzialmente ci danno una rappresentazione dove l'unica variazione non è nella tinta, ma bensì nell'intensità luminosa e nella saturazione. Per cui abbiamo, lo vediamo nella parte qui in basso, nella leggenda,
I valori più alti sono tendenzialmente più saturi e scuri, mentre i valori più bassi sono più luminosi e meno saturi, quindi più vicini diciamo, a un grigio chiaro. Il significato è sostanzialmente lo stesso. Ok, qui sostanzialmente questa heat map è stata rifatta dagli stessi dati di quella precedente, semplicemente si è cambiata la codifica di colore. Quindi, tanto per riepilogare, ricordatevi che esiste questa tecnica. Una tecnica analoga è quella che ad esempio va a colorare le mappe. Abbiamo visto probabilmente la settimana scorsa in qualche esempio le mappe con le diverse regioni o diversi paesi colorati con colori più o meno scuri che vanno a indicare una qualche misura. In questo periodo solitamente si fa riferimento al numero di casi di coronavirus, ma può andare a rappresentare qualunque tipo di misura. Anche qui abbiamo una codifica fatta in base al colore. Attenzione, quando abbiamo a che fare con il colore, che lo facciamo con una mappa, diciamo, arcobaleno, che lo facciamo con una codifica così un po' più corretta che utilizza saturazione e luminosità, non abbiamo la possibilità di andare a percepire cioè, riusciamo a distinguere livelli diversi fino a un certo punto. Riusciamo a confrontarli, quindi capire chi viene prima e chi viene dopo, chi è più grande e chi è più piccolo, però l'operazione di andare a capire qual è il rapporto tra una certa intensità e un'altra in termini numerici, questa è un'operazione assolutamente impossibile. E quindi abbiamo una percezione che è puramente ordinale. Quindi stiamo sostanzialmente utilizzando una scala ordinale per andare a descrivere una quantità che è di per sé quantomeno intervallo se non ratio. Quindi stiamo semplificando il nostro tipo di dato per poterlo rappresentare in una maniera consona e facilmente leggibile. Okay? Quindi tutte le volte che noi facciamo un'operazione di questo tipo perdiamo dell'informazione. Qualche parola su quelli che sono gli elementi di supporto. Abbiamo parlato degli assi, abbiamo visto alcune caratteristiche, soprattutto sulle tacche, sull'area del grafico, le etichette, le leggende. Una osservazione, attiro la vostra attenzione su un aspetto importante. Spesso ci capita di dover andare a rappresentare più variabili, due o più variabili correlate. O meglio, tre o più. Una possibilità è quella di andare a utilizzare una doppia scala, come in questo caso. Il problema della doppia scala è che ovviamente nel momento in cui cambio i due riferimenti ottengo un'impressione completamente diversa. Qui una mi sembra piatta, l'altra in costante salita. Se vado a vedere qua, ne trovo una che oscilla abbastanza e poi scende e l'altra che sale. Tra l'altro, quando abbiamo questo tipo di rappresentazioni, abbiamo una intersezione tra i grafici, tendenzialmente cerchiamo di assegnare a questa intersezione un qualche significato. Ecco, in questo caso quell'intersezione non ha nessun significato, okay? È puramente un artefatto dovuto alla specifica scelta delle due scale. E quindi allora, la linea verde, quindi questa che sale, sostanzialmente rappresenta il gross domestic product, il prodotto interno lordo, mentre invece quella arancione, che è mappata sulla scala di destra, rappresenta l'indice di Gini. Mi pare di avervela già presentata questa serie di dati, ma ve la ridescrivo velocemente. Rappresenta le informazioni su il prodotto interno lordo e l'indice di Gini, che sostanzialmente è una misura di disuguaglianza. Più è alto l'indice di Gini, più abbiamo una
disuguaglianza tra le persone. Questo è fatto in termini di reddito, quindi per indici di Gini molto elevati abbiamo una concentrazione di ricchezza in poche mani e valori molto, molto diversi. Per cui che cosa vediamo? Vediamo che sostanzialmente, se lo guardiamo su questo grafico, abbiamo un livello di disuguaglianza che oscilla molto negli anni che vanno dall'80 fino al 2000. Sostanzialmente quelli che vedete qua e le fasce colorate rappresentano i diversi presidenti della Repubblica in Brasile, e poi abbiamo una crescita, un calo significativo dell'indice di Gini dal 2000 circa fino al 2010, dove questi dati coprono, che corrisponde sostanzialmente al periodo del presidente Lula. Mentre invece in generale vediamo una crescita più o meno stabile di quello che è il prodotto interno lordo, con probabilmente un'accelerazione circa qui, quindi dalla fine degli anni 90. Dovrei avervela messa su YouTube questa parte. Okay, se volete posso verificare al volo. Allora, questo era il primo. No, probabilmente avete ragione, non ve l'ho ancora pubblicata. Allora, l'ho registrata ma non ve l'ho pubblicata, quindi a questo punto mi fermo qua. Allora, finisco il discorso sulla doppia scala e poi mi fermo qua. Intanto vi pubblico l'ultima lezione. Ok? Quindi, sostanzialmente il suggerimento che di solito viene dato è non andare a scegliere una doppia scala, ma piuttosto andare a visualizzare il grafico utilizzando più grafici. Un esempio è quello che abbiamo in questo grafico che abbiamo già visto più volte. Okay. Dove vediamo che ci sono tantissime linee, ciascuna indipendente, e ovviamente, soprattutto dove sono molto più dense, nella parte in basso a sinistra, è difficile andare a leggere i dati. Per questo motivo, per avere un'informazione dettagliata, quello che troviamo è quello che vediamo in questa serie di piccoli grafici, e che sono per l'appunto i piccoli multipli. Si chiamano piccoli multipli perché sono grafici un po' più piccoli e sono numerosi. Quindi questa è una tecnica abbastanza utilizzata per andare a rappresentare i dettagli quando non abbiamo la possibilità di mettere troppi dati assieme. Allora, a questo punto, faccio anche altre due considerazioni su questo tipo di scala.
Ne avevamo parlato la prima volta che abbiamo visto questo grafico, dove abbiamo sostanzialmente sull'asse y una scala logaritmica. Qui lo vediamo bene perché abbiamo tutte queste linee tratteggiate che ci dicono la velocità con cui in questo caso il numero di morti raddoppia, e più la pendenza è ripida, più abbiamo un livello elevato di raddoppiamento. Ovviamente la velocità di raddoppiamento equivale sostanzialmente a moltiplicare per un fattore costante. Visto che la scala verticale è logaritmica, questo si presta molto bene a rappresentare fattori che risultano moltiplicativi e rappresentandoli sostanzialmente come una linea retta. Mentre invece in una scala lineare, fattori moltiplicativi sostanzialmente vengono rappresentati come delle funzioni esponenziali. Vi accenno velocemente a un altro aspetto, poi ci torniamo. Una delle caratteristiche importanti delle scale logaritmiche è che sostanzialmente permette di andare a ridurre significativamente le differenze tra insiemi di dati che sono alcuni molto molto piccoli e altri molto grandi. E sostanzialmente mi permette di andare, sfruttando la proprietà dei logaritmi, a rappresentare come delle distanze fisse cose che invece sono proporzionate a percentuali invece che sono fisse. Innanzitutto, cosa vuol dire andare a espandere o migliorare i valori? Prendiamo questi due casi. Allora, qui in alto abbiamo sostanzialmente una serie di casi, i casi confermati in vari paesi, quindi abbiamo Cina, Italia, questo purtroppo è un dato relativamente vecchio. Vediamo che abbiamo alcuni dati molto molto grandi che sono molto distanziati dagli altri, mentre invece qui sull'estremo sinistro abbiamo dei dati che sono estremamente compatti e sovrapposti l'uno con l'altro. Quindi è impossibile andare a discriminare tra questi valori a sinistra perché sono estremamente uno sopra l'altro, mentre invece questi che sono molto più grandi, che hanno un fattore moltiplicativo che non è molto alto, ma in assoluto sono molto distanti, vengono sparpagliati. Quindi buona parte del grafico è rappresentato da pochi paesi. Mentre invece se vado ad utilizzare una scala logaritmica, che è quella che troviamo qua sotto, vedete che buona parte dei valori che sono nel grafico precedente tutti compattati vengono espansi e quindi inizio ad avere la possibilità di discriminare meglio quelli che sono, scusate, i valori che prima erano accorpati assieme e ora sono un po' più distanziati. Ovviamente se andiamo a espandere una parte del grafico, un'altra parte del grafico, cioè questa qui con i valori più elevati, invece si ritrova ad essere più compattata. Quindi troviamo dei punti che prima erano molto distanti che ora sono più vicini. Ovviamente resta l'ordine tuttavia abbiamo la possibilità di apprezzare meglio quelle che sono le differenze. Ovviamente andare a vedere delle distanze che sono apparentemente uguali non corrisponde a valori assoluti che sono uguali, ma bensì a rapporti che sono uguali. Ricordatevi che le differenze tra logaritmi vengono tradotte in rapporti. Quindi, se la distanza, ad esempio, tra Italia e Cina è analoga su questa scala logaritmica alla distanza tra Germania e Stati Uniti, ecco, vuol dire che il rapporto tra Stati Uniti e Germania è uguale al rapporto tra Cina e Italia. Lo vediamo un po' meglio in questo grafico.
Se io passo da 100 a 180 a 324, lo vediamo in alto a sinistra, su una scala lineare, in un caso aumento di 80 unità, nell'altro caso aumento di 144. Quindi la differenza, è ben diversa. Tuttavia, in entrambi i casi ho avuto un incremento dell'80%. Se andiamo a rappresentare questo su una scala logaritmica, come vediamo in basso, invece l'aumento dell'80% corrisponde a una stessa differenza. Quindi, su una scala lineare io vedo uguali stesse variazioni assolute, mentre invece su una scala logaritmica io vedo come differenze o distanze uguali stesse variazioni percentuali. Per cui, tornando al nostro diagramma di prima, ricordiamoci che una stessa differenza su questa scala verticale corrisponde a rapporti e proporzioni che sono uguali in termini di dati. Ultimo aspetto su cui volevo attirare la vostra attenzione, poi vi riporto i dati un po' più nel dettaglio. Già testo cercando il lucido. Allora, molto spesso si parla di dashboard. Che cos'è una dashboard? Una dashboard è una visualizzazione degli elementi più rilevanti che servono per raggiungere uno o più obiettivi. Solitamente una dashboard è pensata per andare a essere visualizzata o per riempire quello che è uno schermo. Quindi se noi abbiamo informazioni molto più estese e quindi no, non stanno su uno schermo, ecco, quello non è esattamente una dashboard o è una collezione di dashboard. Quindi la dashboard è un qualcosa che noi pensiamo di andare a visualizzare su una schermata sola. È un cruscotto. Ok? Quali sono le caratteristiche importanti di una dashboard? Sostanzialmente i meccanismi di visualizzazione sono quelli che riguardano la rappresentazione di quantità e questi meccanismi devono essere ragionevolmente piccoli. Se dobbiamo far stare tutto dentro una schermata, devono essere piccoli, non devono occupare molto spazio. Concisi, quindi essenziali nelle loro informazioni. Chiari, ovvero facilmente comprensibili e soprattutto intuitivi, ovvero non devono richiedere particolare sforzo per andare a essere letti. Ovviamente se una dashboard è pensata per un certo obiettivo, deve essere personalizzata in funzione di chi andrà a utilizzare questo strumento. Quindi non esiste una dashboard universale, ma esistono delle dashboard che sono personalizzate per certe persone o certi ruoli piuttosto, comunque una certa tipologia di persone che la leggono. Per cui alcune raccomandazioni generali quando andiamo a disegnare una dashboard, che poi in realtà sono raccomandazioni che vanno a impattare le singoli grafici che compongono una dashboard, sono sostanzialmente andare a fornire del contesto. Qui abbiamo due esempi di diciamo, tachimetri che in un caso ci danno un semplice valore, quindi abbiamo una lancetta, abbiamo un valore sotto, però non abbiamo nessun modo di capire questa lancetta che cosa rappresenti. Sostanzialmente è un puro ornamento grafico. Mentre invece in questo caso sulla destra abbiamo ovviamente dei valori, ma abbiamo anche dei riferimenti che ci permettono di andare a comprendere meglio
la rappresentazione e quindi che cosa vuol dire e soprattutto come interpretarla. Resta il fatto che l'utilizzo del tachimetro, seppure sia un qualcosa molto di moda, è qualcosa che mi sento di sconsigliare perché è una rappresentazione che occupa un sacco di spazio. Okay? In generale, vedere dei grafici rotondi è qualcosa che probabilmente piace molto, ma è una scelta che occupa tantissimo spazio e quindi all'interno di un dashboard è probabilmente un qualcosa che non è la soluzione ideale. Il livello di dettaglio. Un'altra cosa importante è quella di andare a valutare in maniera appropriata quello che è il livello di dettaglio dentro un grafico, ma in generale dentro una dashboard. Esempi tipici, vado a mettere delle date e nelle date metto ore, minuti, secondi. È ovvio che se sto parlando di date è inutile che vada al dettaglio del secondo, mi basta semplicemente il giorno. Un altro tipico esempio è quello di andare a definire, a fornire un numero di decimali che è sproporzionato rispetto a quelle che sono le nostre intenzioni. Quindi, se vado a mettere 136,0 quando ho tutti valori interi, sto sostanzialmente buttando via dell'informazione e sostanzialmente sto andando a sovraccaricare chi legge questo grafico con delle informazioni che sono sostanzialmente inutili. Quindi questo virgola zero lo possiamo risparmiare e utilizzare lo spazio per dare più informazioni. Un'altra raccomandazione è quella di utilizzare la misura giusta. Ad esempio, se siamo interessati al tasso di variazione, ecco, mostriamo il tasso di variazione piuttosto che i valori assoluti. Quindi, rispetto a questo diagramma che vediamo qua, noi possiamo andare a rappresentare questo diagramma in cui vediamo che abbiamo dei tassi di variazione negativi, questo non si vede perché è uno zero, e poi abbiamo dei tassi di variazione in positivo. È molto meglio andare a mostrare direttamente la variazione piuttosto che andare a mostrare i valori assoluti, qui sono anche tagliati, quindi ci sono anche altri problemi, e lasciare sostanzialmente a chi legge il grafico il compito di andare a vedere qual è la variazione, quindi capire se qui c'è una variazione più o meno alta rispetto a un'altra parte del grafico. In generale è bene utilizzare il tipo corretto di visualizzazione. In generale, quando abbiamo necessità di andare a fornire tanti numeri con molta precisione, può essere utile andare a utilizzare delle tabelle. Le tabelle che ci danno i dettagli, invece di utilizzare un grafico che probabilmente non ci dà la stessa precisione e non ci permette di andare a rappresentare i numeri, magari con scale diverse. Quindi, un conto è se io voglio andare a dare delle informazioni precise, dettagliate, in cui magari conviene utilizzare una tabella, un altro caso è quello in cui io vado a usare dei grafici per trasferire delle informazioni che siano complessive. Altre raccomandazioni sono quelle di evitare quello che si chiama un design skeuomorfico. Che cos'è un design skeuomorfico? È un design che sostanzialmente richiama quelle che sono gli oggetti reali. Per cui uno switch che può essere on o off può essere rappresentato in maniera piatta, molto semplice, come vediamo qui sulla sinistra, oppure come una specie di interruttore che possiamo vedere nella vita reale, che può essere acceso o spento. Qual è il motivo per evitare questo tipo di design? Perché sostanzialmente abbiamo una quantità di dettagli in più che sostanzialmente non trasferiscono nessun tipo di informazione. Quindi, in termini di utilità, quel tipo di rappresentazione è dispendiosa e non ci dà informazioni aggiuntive. Il background, ecco, questo è un altro esempio di come un gradiente di colore, quindi dal bianco al grigio, possa falsare pesantemente quelle che sono la percezione dei colori. Il cerchio A e il cerchio B
apparentemente, guardandoli qui, sembrano avere due livelli di grigio, quindi il B sembra più chiaro. In realtà sono uguali. Il problema è che la nostra percezione si basa molto sul confronto sullo sfondo. E in generale ricordiamoci di non utilizzare delle variazioni che non corrispondono ad alcun colore, per cui se io alcuna misura, per cui se io uso colori diversi, questi colori diversi sostanzialmente dovrebbero andare a rappresentare dati diversi. Okay? Quindi queste sono sostanzialmente delle raccomandazioni generali nell'andare a disegnare dei cruscotti informativi in cui io metto tante informazioni. Ok, quindi con questo direi che ho finito la panoramica su cose che vi metterò dopo, quindi era una sintesi. A questo punto lascerei a voi eventuali domande su le soluzioni dell'ultimo laboratorio, così se avete dei dubbi o richieste di chiarimenti possiamo vederle assieme. Se volete potete anche chiedere la parola in chat e quindi usare direttamente l'audio che io vi posso sbloccare, oppure scrivete se sono domande sintetiche in chat e io vi rispondo. Allora, domanda, come facciamo a determinare qual è l'indicatore più appropriato per descrivere i dati? Ad esempio, nel primo caso abbiamo mediana e range, nel secondo mediana e IQR. Beh, sostanzialmente non c'è una regola generale per andare a descrivere i dati. Aspettate che vi apro magari la soluzione. Questo era il secondo, questo qua era il primo, qui abbiamo gli indicatori. Allora, rispondo alla prima domanda e poi arrivo sulla seconda. Innanzitutto, non posso prevedere a priori esattamente quali indicatori saranno più utili, per cui guardando i dati io posso andare a vedere i vari indicatori di posizione e dispersione e poi cercare di capire quelli che possono andare a descrivere meglio. Non esiste una risposta a priori, per cui in questo caso la mediana probabilmente ci dà un'informazione che è molto polarizzata perché abbiamo tanti dati che sono bassi e la dispersione è ovvio che se andiamo a prendere la median absolute deviation abbiamo dei valori molto bassi che quindi sono poco significativi. Se andiamo a vedere l'altro esempio, dove gli indicatori sono questi, in generale ricordiamoci che quando abbiamo come regola generale un range molto ampio di valori, è probabile che ci siano quelli che sono degli outlier, quindi valori estremamente grandi o estremamente piccoli, a seconda di come è fatto il vostro insieme di dati, in quel caso valori come la media possono essere
influenzati tantissimo dalla presenza di questi outlier. Per cui in questi casi conviene avere in alternativa o eventualmente in aggiunta alla media anche una mediana, perché la mediana sostanzialmente è il valore che ci divide a metà i due, il nostro insieme di dati. Quindi conviene utilizzare anche quella perché ci dà una misura aggiuntiva. Per quanto riguarda la dispersione, di nuovo, può essere utile avere più indicatori, quindi non c'è una risposta unica. Varia di volta in volta. Poi un po' la sensibilità e aver trattato già certe tipologie di dati vi può suggerire che un certo tipo di indicatore possa essere più utile rispetto ad un altro, però è difficile dare una ricetta predefinita. Allora, domanda. Per la gestione dei laboratori, si potrebbero sfruttare le ore del giovedì per vedere insieme la soluzione del laboratorio e la presentazione del laboratorio successivo. Volendo possiamo farlo. In realtà la presentazione del laboratorio è una semplice introduzione, quindi l'idea è quella di dedicare le prime ore, cioè le prime ore, scusate, i primi minuti o la prima parte del laboratorio per andare a chiarire eventuali dubbi. Sulla presentazione della soluzione, se volete possiamo dedicare una parte della lezione del giovedì alla presentazione della soluzione, ovviamente del laboratorio precedente, in modo da dedicare le ore del lunedì esclusivamente poi alle lezioni. Questo sicuramente lo possiamo fare senza problemi. Per quanto riguarda invece il laboratorio, l'interazione con Slack ed eventualmente con la chat dentro la Virtual Classroom è andata bene, qualcuno ha avuto dei problemi. Da quello che ho visto, ok, quindi l'idea è di avere una presentazione che magari enfatizza gli aspetti più importanti e dopodiché immagino le domande siano più facili da fare. L'alternativa è sostanzialmente lasciare il mercoledì per lo svolgimento del laboratorio, scusate, il giovedì per lo svolgimento del laboratorio, invece utilizzare il lunedì pomeriggio per la presentazione delle soluzioni, e lasciando, diciamo, la parte teorica semplicemente per le lezioni. In generale la presentazione della soluzione non porta via più di mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi eventualmente ci sarebbe anche tempo per eventuali domande sulla parte di teoria. Fatemi sapere, eventualmente vi metto un sondaggio su Slack, così mi date le vostre preferenze e ci orientiamo di conseguenza a partire dal prossimo laboratorio. Allora, quello che posso fare è andare a prendere la soluzione e andare a farvi vedere gli aspetti principali. Questo lo possiamo fare adesso, tanto abbiamo ancora un po' di tempo. Perché in tanti non hanno usato Excel in maniera seria. Allora, le domande vengono meglio nella Classroom perché c'è la possibilità di rispondere a voce.
più nello svolgimento che nella comprensione. Allora, per quanto riguarda l'aggruppamento dei dati per densità di frequenza, come possiamo capire in che modo fare i corretti raggruppamenti? Il secondo esercizio in cui eravate più liberi. Ok, più utili le lezioni in aula che i laboratori. Allora, quello che possiamo fare è, allora, è ovvio che la parte di laboratorio è fondamentale perché finché non vi vedete voi a provare è sempre molto facile vedere le soluzioni. Per cui quello che possiamo fare è aggiungere una parte di presentazione delle soluzioni dove comunque è possibile andare a poi fare delle domande. Allora, a questo punto vado a prendere la domanda relativamente al raggruppamento della frequenza. Vi prendo anche. Dall'altra parte. Un attimo che recupero la descrizione. Il dataset a cui facevate riferimento è questo, quindi abbiamo i patrimoni, caricare i dati, calcolare gli indici sommari per la colonna 730 dichiarante. A questo punto i dati erano questi, la colonna è questa. Gli indicatori, moda, mediana, media e mid-range. Tutti questi sono sostanzialmente calcolati facilmente, quindi sulla mediana utilizzo la funzione, sulla moda e sulla media anche. Sul mid-range sostanzialmente vado a prendere il massimo e il minimo e faccio la differenza. Sulla median absolute deviation, questa è un po' più complicata perché devo andare a prendere la mediana, la differenza tra i singoli valori e la mediana. Ovviamente non c'è una funzione che lo faccia direttamente in Excel, per cui quello che devo fare è andare a costruirmi, ma questo l'avete visto, una colonna che è questa, che è sostanzialmente la colonna J2, quindi la colonna J è la posizione riga 2, meno lo espando qua che probabilmente è più facile da leggere.
J2, che quindi è la cella con il valore, meno indicatori, punto esclamativo mi dà l'accesso all'altro, al foglio che si chiama indicatori, che è quello dove abbiamo visto prima, dollaro B, dollaro 3, sostanzialmente è il riferimento alla cella B3, il dollaro davanti alla B e davanti alla 3 servono perché quando io copio questa cella sotto, sostanzialmente J2 diventa J3, J4, eccetera, mentre invece B3 resta esattamente così. Non viene modificata né la B se lo copiassi in orizzontale, né la 3 se lo copio in verticale. Quindi l'utilizzo del dollaro serve sostanzialmente nell'andare a bloccare un riferimento che altrimenti verrebbe considerato relativo quando faccio un'operazione di copia. Quindi vado a prendere qui la mediana che sta nell'altra cella e faccio le differenze. Quindi alla fine, negli indicatori, vado per andare a fare questo a calcolare la mediana della colonna V da 2 a 961. Okay? Qui in questo caso il dollaro non mi serve molto perché in realtà questa cella qua non la copierò. Deviazione standard, di nuovo, è fatta tranquillamente senza complicazioni perché c'è la funzione e il range di nuovo è abbastanza simile perché uso il minimo e il massimo. Frequenze. Allora, vado a recuperarvi qui, produrre la tabella delle frequenze. La domanda è quali intervalli è opportuno utilizzare ed è più utile una suddivisione lineare o logaritmica. Allora, questa è sostanzialmente una suddivisione lineare, quindi da 0 a 50.000, da 50.000 a 100.000, eccetera. Vediamo ovviamente che i valori sono raggruppati tutti o buona parte qui, e mentre invece i valori molto più alti sono molto più sparsi. Siamo esattamente nella situazione che vi mostravo un attimo fa nelle slide di prima, cioè un attimo che la recupero. Questa, dove ho pochi valori sparpagliati molto alti e tanti valori raggruppati su un livello molto basso. Questo solitamente è un buon indicatore che può aver senso andare a utilizzare quella che è una suddivisione logaritmica. Okay? Per cui se io vado qui, allora questa è una suddivisione lineare che sostanzialmente corrisponde a un grafico. Okay? Quindi vedete che sono praticamente tutti qua. Non ho molte informazioni perché ricordatevi, tutte le volte che faccio un'operazione di disegno di un istogramma, che cosa succede? Succede che sostanzialmente devo andare a dividere in intervalli. Quindi l'operazione che io ho fatto qua esplicitamente, andando a mettere una serie di intervalli, è un'operazione che viene fatta normalmente tutte le volte che ho bisogno di fare un istogramma. Okay? Quindi lo posso fare più o meno fine, però sostanzialmente non posso andare a non farlo, quindi l'idea è devo andare a identificare una serie di bin e poi contare quanti elementi cascano dentro quel bin. Il risultato, allora, qui è sostanzialmente rappresentato dai numeri, posso anche accorciare, quindi abbiamo i numeri, quante dichiarazioni ricadono in questo intervallo.
E questa è essenzialmente la rappresentazione grafica. Però vediamo che, essendo tutti concentrati in questi pochi intervalli, in questi pochi bin, non riusciamo ad apprezzare minimamente come invece sono, disposti gli altri. Ragione per cui, quando abbiamo a che fare con, descrizioni di questo tipo, può essere utile avere, una suddivisione, che è sostanzialmente logaritmica. Allora, io posso anche utilizzare intervalli più grandi. Il punto è che, allora, se io vado a prendere intervalli più grandi, ve lo faccio vedere sul grafico che forse è ancora più semplice, se io vado a prendere intervalli che invece di essere 50.000 sono, non so, 100 o 150.000, vuol dire che vado a mettere assieme queste prime tre colonne, 1, 2, 3, che diventa ancora più lunga. Quindi invece di essere 500, diventa 800, 900. Queste tre assieme che cosa fanno? Sono 11, 22 e 64, quindi meno di 100. Quindi abbiamo un rapporto di 8 a 1. Quindi se allargo gli intervalli è peggio, nel senso che l'intervallo o l'insieme di x intervalli in cui cadevano la maggioranza dei valori è ancora più esploso rispetto agli altri. Posso andare ad assottigliare gli intervalli, quindi avere degli intervalli più sottili. A questo punto un pochettino si riduce. È ovvio che se inizio ad avere tanti intervalli molto, molto distanti, è un po' più complicato, nel senso che avrò molti più dati. Lo possiamo fare qui. Allora, no, non lo trovo in questo. Allora, faccio prima a farvelo. Allora, qui c'è la serie di Fibonacci. Allora, immaginiamo di voler andare su intervalli che siano invece di 50.000, diciamo 20.000, quindi andiamo 0, andiamo questo, più 20.000. No, scusate, ho scritto 200.000. Il valore ultimo a cui dobbiamo arrivare è 5 milioni e 400 mila, quindi gli intervalli diventano tantissimi. Allora. Ve lo sto facendo a mano, quindi invece di usare una tabella di pivot, quindi posso andare a dire uguale count if il range è qua nei dati, sostanzialmente questa colonna. Virgola minore di
questo valore. Ovviamente ve lo allargo. Se io copio questa cella nella cella successiva, J2 e J961 diventano J3 e J962. Per evitare questo devo andare a mettere qui, davanti al numero, un dollaro. Mentre invece che A33 diventi A34 va bene perché mi fa riferimento a questo. Quindi qui abbiamo tutti i valori rappresentati. A questo punto qui quello che posso fare è invece di andare a contare quelli che sono minori, posso andare a prendere sostanzialmente quelli che sono minori di A34 meno quelli che sono minori di A33, cioè prendo i minori di 0 e i minori di 20.000 e faccio la differenza, e quindi ho sostanzialmente l'intervallo di quelli che stanno tra 0 e 20.000. L'ultimo valore che mi interessava è questo, quindi da qui in avanti posso cancellare. A questo punto, se io prendo questi dati e vado a generare un grafico, quindi insert e vado a mettere un grafico a barre orizzontali. Ecco, vedete che già mi dice che il numero di barre è 256, quindi non riesco a fare un diagramma a barre. Ecco, forse così riesco a visualizzarlo. Ecco, vedete che le barre sono molto sottili e sono una vicino all'altra. Ok? Quindi queste sono è il risultato andando a fare degli intervalli invece che siano molto più sottili. Ok? Il problema è che a questo punto vedete che ho dei valori molto molto piccoli, poche unità sparpagliate che sono sostanzialmente poco visibili. Quindi io posso rimuovere gli intervalli che hanno 0 elementi, questo sicuramente lo posso fare. Il problema è che poi mi perdo quello che è la disposizione orizzontale. Allora, ve lo faccio così, lo vediamo e vediamo che cosa vuol dire. Lo spostiamo qua. Volevo semplicemente spostare questo qui e qui andare a mettere un'etichetta che mi descriva l'intervallo. Sostanzialmente, virgolette, la concatenazione in Java, scusate, in Java, in Eclipse, in Excel si fa con l'AE commerciale, quindi da qui fino
vedete che ho generato un'etichetta che mi dà l'intervallo da 0 a 20.000. Adesso vado sostanzialmente a copiare quell'etichetta dappertutto. Aggiungo una colonna vuota qua così per spaziare un po' il tutto. A questo punto, cosa posso fare? Abbiamo detto che io non posso andare a rappresentare tutti i valori, quello che posso fare è sostanzialmente andare a prendere tutto questo. Lo copio e poi mi vado a mettere ad esempio qua e faccio questa operazione, faccio un paste incolla i valori. Perché faccio questo? Perché a questo punto quello che posso andare a fare è selezionare tutto, fare dati e poi posso andare a, ad esempio, ordinare per count. Anzi, facciamo l'ordinamento contrario dal più grande al più piccolo. A questo punto questi valori li possiamo cancellare e quindi abbiamo esclusivamente questi dati. A questo punto questi dati possiamo andare a rappresentarli come un diagramma a barre. Facciamo un diagramma a barra orizzontale perché così si leggono meglio. Ora, adesso no, non li ho ordinati in base alla dimensione, quindi so che questi qua sono quelli più grandi. Dovrei fare un ordinamento un po' più fine, quindi andare a ordinare in base a quello che è il numero, quindi posso andare a prendere il primo numero che trovo qua e ordinare in base a quello in modo che siano ordinati. Il problema è che non mi ritrovo poi degli intervalli che siano 1 di seguito all'altro. Okay, quindi mi ritrovo poi su quest'asse una serie di intervalli che sono non contigui. Ok, ecco, non mi veniva la parola. A questo punto posso avere un'impressione che è sostanzialmente falsata, perché questi dati qua sono da 500, 5 milioni, questo è 3 milioni e questi sono più uno vicino all'altro. Quindi va bene, ma il punto è che se ho una serie di intervalli, tendenzialmente mi aspetterei dei valori che siano uno contiguo all'altro. Io posso usare 50.000, 20.000, il problema è che dovrei rappresentare tutto, perché se ne salto qualcuno il risultato è un po'. Allora, vi aggiungo qui un'etichetta. Cioè, scusate, una nuova colonna che è uguale a
Adesso vi spiego cosa sto facendo e poi. In più value. Allora, cosa ho scritto qua dentro? Allargo così riusciamo a leggerlo per bene. Allora, io voglio ordinare in base all'estremo di partenza di ciascun intervallo. Quindi, cosa ho fatto? Uso mid, che è una funzione che permette di estrarre una sottostringa. Di che cosa? Di questa cella a partire dal secondo carattere, quindi sostanzialmente saltando la quadra, fino a vado a cercare dove si trova il punto e virgola e sostanzialmente sottraggo 2 perché quello mi dà il numero di caratteri, quindi devo prendere la posizione di questo e sottraggo 2 che sono la quadra e il punto e virgola stesso. E poi il risultato lo passo alla funzione value. Che in pratica mi dà un valore numerico. Allora, domanda, si potrebbero utilizzare intervalli non della stessa dimensione? Il problema è che poi ho difficoltà a confrontarli, quindi mi ritrovo con una rappresentazione grafica che è un po' disorientante. Adesso vi faccio questo e poi dopo. Allora vado a selezionare tutto questo. Vado a filtrare e vado a ordinare questo in maniera ascendente, anzi faccio inverso, così abbiamo qui in alto i valori più bassi. Allora, vedete che la rappresentazione in questo caso è bella, il problema è che mentre per i valori qui relativamente bassi io ho quasi tutti gli intervalli, però ad esempio qui ho vedete, qui sono tutti contigui. Qui mi ritrovo degli intervalli che iniziano a essere non più contigui. Quindi vado da 460 a 500. Anche qui vado da 1 milione e qui vado a 1 milione e 4. Quindi sembra che i valori siano uno dietro l'altro, ma in realtà se vado a vedere bene cosa c'è scritto dentro gli intervalli, in realtà quei valori lì sono molto più distanziati. Se faccio degli intervalli molto diversi, il risultato è che sostanzialmente vado a confrontarmi. Ve lo riporto qua, se io mettessi assieme tutti i valori da, che so, da 100.000 in avanti, probabilmente avrei una somma che è più alta dei valori da 80 a 100.000. Quindi mi ritrovo due barre, una più alta, l'altra più bassa, dove quella più alta è più alta non perché ci sia una concentrazione più elevata di valori, ma perché sostanzialmente è l'intervallo più grande. Ok? Quindi vado a sommare più contributi di quelli che vado a sommare da un'altra parte. È come andare a confrontare il numero di persone che vivono in Italia con il numero di persone che vivono, che so, a Malta. È ovvio che quello in Italia è più grande, perché? Perché la superficie è molto più ampia. Non ha molto senso. Per cui è un'operazione molto molto delicata. Ripeto, non c'è una risposta unica,
Ci sono alcune cose che tendenzialmente non si fanno, ad esempio come visualizziamo in questo grafico, cioè avere degli intervalli che non sono contigui, perché ci danno un'impressione di avere una distribuzione fatta in un certo modo, quando in realtà è molto più distesa. Oppure, giustamente, usare come l'ultimo suggerimento degli intervalli che non sono tutti uguali. Perché? Perché poi mi ritrovo dei valori che non sono rappresentati bene. Allora, non c'è un divieto assoluto di utilizzare intervalli che non siano uguali tra di loro. Tuttavia, non è opportuno andare a rappresentarli in un grafico. Se voi mettete una tabella dove mettete l'intervallo 0,20, 20,40, 40,60 e poi tutto il resto, a me sta bene. Perché a quel punto devo comunque leggere i valori, non ho un confronto di barre in cui ho una valutazione immediata. Se ho delle barre, mi aspetto che siano confrontabili e se sono una di fianco all'altra, mi aspetto che rappresentino concetti contigui, che non abbia cancellato nulla che sta in mezzo. Di nuovo, la soluzione è fare tante prove finché c'è un risultato che sia ragionevole e che ci permette di andare ad apprezzare alcuni dettagli. Quali dettagli? Come al solito dobbiamo trasmettere un messaggio, quindi dobbiamo andare a trasmettere quei dettagli che sono più rilevanti per noi e per il nostro messaggio. Ok, quindi l'idea è provare finché abbiamo qualcosa che sia ragionevole, che ci permetta di andare a vedere i dettagli e che non ci nasconda diciamo, l'informazione globale. Allora, qui c'erano alcuni grafici, mi pare, in quello lineare e in quello logaritmico con potenza di 10 e questi sono degli intervalli un po' più strambi che insomma fanno vedere come c'è una concentrazione di valori in questo intervallo. Allora, domanda, usando un grafico a dispersione non riesco ad avere i nomi. Allora, immagino l'altro grafico che è questo. Allora. Allora, in generale, se uso un grafico di dispersione, non c'è, vero, in questo grafico, mi pare. Quando uso un grafico di dispersione, uno scatter plot, le due coordinate sono numeriche e quindi sostanzialmente io non riesco ad avere una rappresentazione dei nomi delle squadre. Quello che posso fare è avere un diagramma analogo a questo, non con un diagramma barre, ma bensì, adesso ve lo copio qua di fianco così posso andare a modificare questo tipo di diagramma andando a fare quello che è un diagramma a linee, scegliamo questa variante con i punti, ok? Quindi qui ho le squadre, dopodiché vado nelle proprietà a eliminare
linee e lascio soltanto i punti. Questo è il massimo che riesco a fare. Non so esattamente se era questo che volevi, una cosa di questo tipo che volessi ottenere. Tieni conto che sarebbe bello avere le squadre sull'asse verticale e i gol sull'asse orizzontale. Peccato che questo tipo di diagramma, quello che Excel chiama un diagramma a linee, permette di avere esclusivamente i numeri sull'asse verticale e le categorie su quello orizzontale. Non li posso scambiare. Quello che puoi fare è copiare questo, incollarlo da qualche parte, un qualunque editor aspettate che vi riporto la pagina qui. Se io prendo un editor di immagini come questo, una volta che ho l'immagine, la giro e ottengo la mia rappresentazione. Che è questa. Okay. Vabbè, adesso c'è qualche piccolo dettaglio, ad esempio le etichette sull'asse, quello che era verticale, che adesso è diventato orizzontale, devono essere ruotate, cosa che si può fare abbastanza. Il titolo, magari non lo voglio mettere così in verticale perché è ancora ben non leggibile, però sostanzialmente riesco a farlo. Tenete conto che allora questi due esercizi, questo e poi quello di giovedì, vi chiedo di utilizzare Excel per farvi prendere un po' di pratica, perché comunque dovunque siate, su qualunque PC, Excel o una variante la trovate, quindi se dovete fare un grafico alla veloce, avendo dei dati, li importate in Excel e generate il grafico. Quindi, un minimo di capacità di utilizzare Excel è utile soprattutto per fare le cose al volo. Se poi volete fare dei grafici fatti bene, un po' sofisticati, andando a curare alcuni dettagli, ecco, probabilmente non scegliete Excel. Una cosa che vi consiglio di provare in alternativa a Excel, magari usando gli stessi dati che ci sono qua e poi quelli che avrete nel prossimo laboratorio, è sostanzialmente datawrapper.de. Ve lo scrivo anche qua. In chat. È utilizzabile liberamente, quindi potete farvi un account, provare a incollare i dati e vedete che comunque ci sono una serie di meccanismi già pronti che vi permettono di andare a selezionare i grafici. Non avete il massimo della libertà, però sicuramente più rispetto a quello che avete in Excel. Va bene, cerchiamo di darvi qualche indicazione in più su quelle che sono le funzioni, insomma, qualche suggerimento in più su cosa, utilizzare. Allora, a questo punto, per il prossimo laboratorio, visto che più o meno la soluzione di quello scorso l'abbiamo visto, manterrei lo stesso approccio della volta scorsa, quindi ci sarà una presentazione eventualmente registrata prima e poi ci sarà la possibilità di fare domande e rispondere. Per la volta successiva cercheremo di presentare un po' più nel dettaglio la soluzione, ve la pubblichiamo prima, per cui chi
chi vuole dare un'occhiata è libero, ma poi la descriveremo nel dettaglio, in modo che sia evidenziato dove sono i punti critici, dove sono gli aspetti più interessanti. Okay? Di nuovo, se ci sono poi problemi, o difficoltà, ovviamente fatemelo sapere, scrivetelo, così cerchiamo di trovare un rimedio. Purtroppo le modalità sono un po' nuove per tutti, quindi stiamo cercando di adattarci e insomma, per il momento abbiamo soltanto un po' di buon senso e non abbiamo molta esperienza con queste modalità. La lezione non è ancora caricata, adesso vi carico tutto, anche questa che stiamo facendo adesso con la registrazione. Ok, direi che per oggi il tempo è terminato. Se ci sono domande, ovviamente chiedete pure. Altrimenti l'appuntamento è a giovedì per il prossimo laboratorio e poi lunedì prossimo per un'altra lezione. Direi che con questo vi saluto e buon pomeriggio a tutti.